Raybrook, Pifferi, Sels e Van de Merghe. Toscano, Ballini è protagonista brillante della seconda tappa, nella quale il Giro risponde alla prima chiamata in quota ai 1600 metri del Colle di Giù. Ballini, fuggito sulle colline della Serra, sostiene a lungo il passo della corsa insieme con Lievore e Giuseppe Poli. Solo nella fase conclusiva della tappa viene raggiunto e staccato a 6 km dalla vetta del Colle di Giù, dove vedremo passare nell'ordine Jiménez, Delisle, Motta, Merckx, Gimondi e Zigliolo. Sul Monte Giove, che viene ripetuto, dopo tentative abbozzati di Momegne e di Van Neste, parte deciso Motta, raggiunto prima da Merckx e poi da Gimondi. Nessuno resiste però allo scatto di Motta a 200 metri dal traguardo. Alle spalle di Motta finisce Merckx, che resta maglia rosa, quindi Maurer, Van Neste, Dancelli, Delisle e Gimondi. Motta si è ribellato vincendo al supplizio di una gamba, ma il miracolo purtroppo non avrà un seguito. Terza tappa si apre nel segno di Dancelli, che al traguardo di Alba vestirà la maglia rosa. Si tratta del primo contropiede del Giro d'Italia realizzato ad una media da direttissimi. L'episodio che decide la tappa si verifica dopo Castellamonte, dove prendono il largo Dancelli, Basso e Raybrook, ai quali si aggiungono prima Baltan e Della Torre e quindi Campagnari. Il sestetto procede a vele spiegate sotto la spinta dei due della Molteni e del tandem della Pepsi. La fuga dei sei prende consistenza di chilometro in chilometro, mentre il Giro allunga la fila sulle dolci colline delle Langhe, fra vigneti distesi a panorama, più belli e sontuosi di quelli di Borgogna. Dancelli sente il profumo della maglia rosa e fa coraggio ai fuggitivi che collaborano con lui. La fuga vale quel premio. Alba l'arrivo è piuttosto acrobatico. Lo sanno Baldan e Campagnari, che rompono in questo modo il raggio di una curva. In volata Guido Raybrook contiene agevolmente il ritorno di Basso di Dancelli. A 1:45 Van Lieberg batte gli immediati inseguitori. Il gruppo a 4:11 è regolato da Pifferi, dietro al quale finisce nell'ordine Motta. Guido Neri e Schutz battono la strada al gruppo nel finale infiammato della quarta tappa che porta il Giro al traguardo di Sanremo. Neri, protagonista unico della corsa prima del Colle di Nava, è stato poi raggiunto in riva al mare. Thank you.
traguardo di Sanremo, comunque lo si intenda, è un traguardo classico che fa gola a tutti. Lungo le strade che i corridori possono dire di conoscere a memoria, curva dopo curva, la lotta diventa vivissima. Sanremo, in ogni modo, continua ad essere per gli italiani un traguardo proibito. Il volatone del gruppo vede la vittoria del belga Sels, il quale regola nell'ordine Raybrook, Basso, Altic, Motta, Bitossi e Taccone. Per Marino Basso la collezione dei piazzamenti continua. Classifica in frantumi dopo il circuito di Romolo e Remo. Siamo alla quinta tappa. Italo Ziglioli arriva solo al traguardo dopo aver tolto di ruota in discesa niente meno che Merckx. È stato questo il primo vero corpo a corpo fra gli assi. Ziglioli e Merckx hanno risolto la loro partita all'ultimo round. Gli altri sono finiti al tappeto assai prima, in una tappa resa dura, oltre che dalla strada, anche dal tempo. Adorni, Dancelli, Michelotto, Balmamion, Gabica, Velez, Gimondi, Letorte e Jimenez finiscono nel primo ventaglio a 2 minuti e 12 dalla coppia dominatrice. Al di là del traguardo, sull'asfalto viscido, si registra una spettacolare caduta di Michelotto che si salva comunque da brutte conseguenze. Bitossi conclude in ritardo di oltre 5 minuti. Dancelli, brillantissimo e maglia rosa più che mai. Abbandonato il mare, il giro fa ritorno in Piemonte. Michelotto, Lievore e Galera introducono, con un abbozzo di fuga, la fase decisiva della tappa lungo il circuito di Valenza Po. Sul ricongiungimento allungano Brunetti e Grassi, ai quali si aggiungono Momegne, Brands e Grosskost. La fuga è sostenuta con incredibile ardore dai cinque assaltatori, i quali, sincronizzato il passo, resistono disperatamente alla caccia del gruppo, riavvicinato a non più di 20 secondi. Sembra ridursi ad una questione privata fra Grosskost e Brands, ma all'ultimo istante, sull'estrema sinistra, esce vittorioso lo spagnolo Momegne, un piccoletto malizioso nella patria di Costante Giraldengo. Willy Plankaert batte in volata il gruppo che rinviene a catapulta. Dietro al belga si classificano Motta, Merckx, Neri, Durante, Miglioli, Bitossi e Basso. Una lunga, contesissima volata conclude la settima tappa al traguardo di Piacenza. Sono in 10 nella mischia: Tosello, Durante, Carminati, Lievore, Bodrero, Armani, Ghisellini, Garcia, Galera e Giuseppe Poli. Lo sprint sull'ampia direttura dovrebbe risultare limpido e si conclude invece nel meno prevedibile dei modi. Durante e Tosello entrano in collisione proprio sulla linea del traguardo, dove il giudice d'arrivo pronuncia il verdetto in favore del corridore della Molteni. Per Tosello l'emozione trascorre dall'estasi al dramma. Deve abbandonare il giro per la frattura di una clavicola nel giorno della sua prima vittoria. Schiavon precede la volata del gruppo, nella quale si classificano Della Torre, Spreuth, Fantinato, Mantovani, Taccone nell'ordine. Questi, appena usciti dal temporale, sono i battistrada del Giro d'Italia che discende verso Brescia dal Colle della Maddalena. È transitato primo Letorte, seguito da Merckx, dal sorprendente Dancelli e da Jimenez. A 20 secondi è passato Adorni, a 35 secondi Gimondi e Motta. Lungo la discesa si forma al comando un drappello di quattro corridori: Dancelli, Adorni, Merckx e Letorte.
Tenterà di entrare anche Ziglioni, ma uscirà patinando da una curva e resterà sull'asfalto miracolosamente intatto. Nulla da fare per gli altri inseguitori. A 2 chilometri dal traguardo, Adorni sgancia Merckx, che arriva solo sulla pista dello stadio di Monpiano. La salita della Maddalena ha confermato, in sostanza, che il più forte è lui. Adorni, Dancelli, Letort, Gabica sono gli inseguitori messi in fila. Jimenez fa la sua prima comparsa sulla scena del Giro nella tappa che arriva al lago di Caldonazzo. Lo spagnolo, già solo sul bondone, resterà solo sino all'arrivo. Suoi competitori diretti, prima dello sganciamento, sono Gimondi, Merckx e Van Nest. Intraprende l'ultima danza sui pedali lungo le pendici del Monte Petriolo, sulla cui cima a 2 minuti e 33 secondi su Gimondi, Schiavon, Dancelli, Van Neste e Adorni. A 3:20 Ziglioli, che sarà protagonista di una spericolata discesa. Al lago di Caldonazzo, lo scalatore spagnolo sembra reintegrato nella classifica del Giro. Ha vinto alla maniera di una volta, ma sarà un'eccezione. Michele Dancelli, a 2 minuti, è ancora il primo degli inseguitori e precede un Gimondi ritornato energico. Dietro Dancelli, Merckx e Van Neste. Emilio Casalini è il protagonista a sorpresa della tappa che va a concludersi sulla cima del Monte Grappa. Il corridore della Faema dà scacco matto al gruppo ai piedi della salita. Merckx e Adorni ne proteggono la fuga. La lunga salita, il traguardo patriottico, non stimolano oltre misura la corsa degli inseguitori. Dancelli, Adorni, Merckx, Gimondi si concedono un giorno di mezzo riposo mentre Motta sta soffrendo nella coda del gruppo. Casalini conclude così, fra la sorpresa di vicini e lontani, la sua fuga vittoriosa. Il traguardo è meritato. Merckx, nella breve rincorsa che si sviluppa negli ultimi 500 metri, ruba altri preziosi secondi a Gabica, a Gimondi e a Ziglioli, che finiscono nell'ordine. Undicesima tappa. Questo è il gruppo che, pedalando al ritmo di un'americana in pista, precipita verso il traguardo di Trieste dalla strada di Miramare. È già cominciata in pratica la caccia alle ruote in vista dello sprint massiccio che concluderà la tappa. Merckx, dopo aver fatto da gregario a Casalini sul Monte Grappa, farà altrettanto nei confronti di Rybrek. Gli preparerà la volata battendogli la strada per 2 chilometri. Conclusione in coro a gruppo spiegato. Vince Guido Rybrek dinanzi a Sels, Vandenberg, Basso e Destro. Plancarte e Taccone finiscono nella mischia a colpi di gomiti. Dodicesima tappa. Tra farfalle di neve, Eddy Merckx e Vittorio Adorni intraprendono insieme la scalata alle tre cime di Lavaredo. È il momento più importante, decisivo, del 51esimo Giro d'Italia. Mancano 12 chilometri al traguardo. La corsa è in mano, sin dal mattino, a un gruppo di arditi, fra i quali Vitossi e Polidori, che al traguardo di Auronzo viaggiavano ancora con 10 minuti di vantaggio. Merckx ha dunque fatto il vuoto e realizza l'impresa atletica più esaltante della sua fresca carriera.
Felice Gimondi, al limite di rottura per asfissia, il medico parlerà di spasma bronchiale, è sepolto nel gruppo, incapace di sostenere la replica. La sua corsa è un calvario. Alle tre cime di Lavaredo, Eddie Merckx è primo, maglia rosa definitiva. Ha sequestrato il giro, lo ha ucciso. Secondo finisce il valoroso Polidori, ultimo a cedere tra i fuggitivi del mattino. Terzo Adorni, quarto Galera, quinto Armani. Gimondi finirà 28esimo a 6 minuti e 19 secondi. In casa del vincitore una vittoria chiama l'altra. È nella regola. Da Cortina Vittorio Veneto il gruppo imbastisce il contraddittorio nella fase iniziale della tappa. Fuggono in partenza Polidori, Taccone, Altig e Farisato. Farisato staccherà i compagni sulle rampe del Nevegal e resterà solo fino all'arrivo per la bellezza di 160 km. È un altro capitolo a sorpresa nell'antologia del Giro d'Italia. Lo sconfitto del giorno è Rudi Altig, che arriva secondo a quasi 4 minuti da Farisato. Plancard e Dancelli sono i protagonisti della volata. Sels finisce terzo. Da Vittorio Veneto il giro ridiscende al mare di Marina Romea. La grande sfida è considerata conclusa e la corsa si scompone giorno per giorno in tanti piccoli episodi, a seconda le ambizioni e le speranze degli umili. Merckx, in maglia rosa, sembra regolare gli orari a tutto il gruppo, dominato oramai dalla legge dell'eguaglianza. 17 corridori giungono insieme al traguardo di Marina Romea, al termine di una fuga che si è iniziata a Chioggia. La volata distesa è piena di sussulti. La risolve con uno sprint prepotente Luigi Sgarbozza, che mette in fila Pfeffgen, De Franceschi, Grassi, Van Schiel, Neri, Carminati e Lievore. Dalla Bona è il primo del gruppo. Anche il giro va a scoprire nella 15ª tappa il circuito iridato di Imola. Bitossi, Basso e Maurer riescono in un bel tentativo operato a 5 km dall'arrivo. Concluderanno la loro sfida in volata. Basso balza in testa a 150 metri dalla linea di meta e non viene più minacciato. Secondo è Bitossi, terzo Maurer. Casalini è quarto a 7 secondi. Quinto Sverz a 11 secondi. Felice Gimondi, incitato in maniera commovente da una folla che gli è rimasta tenacemente fedele anche nella sconfitta, opera una rivincita di prestigio nei confronti di Merckx, vincendo a passo di carica la tappa cronometro di San Marino. Sulla distanza di 44 km il campione della Salvarani dà lezione di potenza e di stile vincendo la media di 39.553, media egregia considerata la natura della tappa. Invano Eddie Merckx cerca di contendergli anche questo successo per dare alla propria vittoria una cifra assoluta e totale. Finirà sconfitto per 39 secondi. Sul Monte Titano il Giro d'Italia è davvero finito. Ha esaurito anche i capitoli sussidiari. Bitossi vincerà a Foligno, Jimenez al Monte Amiata, Santa Marina a Rocca di Cambio, Bodrero a Blockhaus.
Guido Raybrock siglerà l'epilogo per sé e per la Faema, dominatrice della corsa, vincendo in volata su Vandenberg e Mantovani al traguardo di Napoli. Un generoso grazie dovrà dirlo ad Armani, che gli ha aperto la pista. All'Arenaccia, tra i fumi ancora densi di un temporale biblico che è durato tutto il giorno, il Giro d'Italia scioglie le file. Lo ha vinto Eddy Merckx, la maglia rosa, prima in tutto, alla distanza, in pianura, in montagna, ai punti. I fiori di Napoli, i fiori del Giro, sono tutti per lui, se li è meritati. Merckx apre un capitolo nuovo nella storia della nostra corsa. Dopo una vicenda di mezzo secolo, è il primo corridore belga che ne firmi il registro storico. Sul podio dell'ultimo trionfo, egli stringe idealmente la mano ad un valoroso compagno, Vittorio Adorni, secondo a 5 minuti, e ad un rivale sempre degno, Felice Gimondi, che già lo attende per la bella al prossimo maggio. Speriamo che sia. Felice Gimondi, sconfitto al Giro, divenuto inconsapevolmente protagonista e vittima di un caso che aveva varcato i confini leciti e discreti della cronaca sportiva, consuma pubblicamente la sua rivincita vincendo per distacco, 5-10 a Taccone, 10-20 al gruppo, il campionato italiano sul circuito di Imola. È il 15 di agosto. Gimondi, dopo di avere fatto il vuoto, lo dilata di chilometro in chilometro. Con un grande colpo d'ala, torna a volare nel proprio cielo, vale a dire al di sopra degli altri. La sua vittoria mobilita il nostro pubblico, lo convince alla speranza a 2 settimane dal campionato del mondo. Sul traguardo di Lugo, il campione della Salvarani aggiorna il proprio trionfale guardaroba. Dopo la maglia gialla, la maglia rosa, la maglia amarillo, quella tricolore di campione d'Italia. La vittoria di Gimondi ha il significato di un lieto vaticinio. Sul circuito di Imola il campione della Salvarani ha aperto una breccia. 1 settembre, ore 9.30, parte il campionato del mondo. Gli italiani non lo vincono da 10 anni, l'ultimo arcobaleno è stato quello di Baldini. Sono al via 84 corridori in rappresentanza di 12 nazioni. Il grande favorito è il campione uscente Eddy Merckx, ma il numero d'oro questa volta non sarà il suo. Siamo al nono giro e il campionato del mondo, senza che alcuno lo sappia o lo immagini, ha già sortito il destino. Vittorio Adorni guida al rifornimento un gruppo di fuggitivi che hanno levato le vele di sorpresa nel corso del quarto giro. Ne fanno parte Carletto, primo attaccante, Van Looy, Stevens, Lewis e Agostinho, un portoghese sconosciuto che sarà in certo senso la rivelazione della corsa. Il plotone, a schiene rialzate per il primo pasto, arriva dopo 7 minuti e 52 secondi. Janssen e Merckx sono i primi di fila. Decimo giro, sulla salita di Frassinetto le avanguardie coraggiose sono ridotte a 4 unità. Alla ruota di Vittorio Adorni resistono soltanto Rick Van Looy, Carletto e Agostinho. Adorni corre ormai con la frusta alzata, la corsa è sua. I suoi rivali hanno i chilometri contati. Il campionato del mondo ha come separato i fronti e cammina sui binari di una regolarità quasi assoluta, così in salita, così in discesa. Le oscillazioni della media sono minime. Dodicesimo giro. Vittorio Adorni sembra accelerare il passo ai fuggitivi. A 4.15 avvampa e si spegne il contrattacco di Bracche e De Lille, sui quali è balzato Bitossi. Si è perduto l'inglese Lewis. A 4.46 sono Schutz e Colombo. Il gruppo è riprecipitato a 6 minuti e 30. Dopo un provvisorio risveglio, il sonno diverrà definitivo. Tredicesimo giro. Adorni è rimasto solo. Ha fatto il vuoto sulle rampe del Monte Frassinetto e lo rinforza in discesa e sul piano. Passerà alle tribune con un vantaggio di 3 minuti e 36 su Van Looy, Carletto e Agostinho.
Il gruppo avrà sue notizie dopo 7 minuti e 51 secondi. Alle spalle di Adorni la corsa è come livellata. I contrattacchi si moltiplicano, ma sono quasi tutti abbozzati, effimeri, bloccati sul nascere dalla guardia stretta praticata dagli azzurri manovrati da Ricci. Il primo piano di Adorni, a questo punto, è il primo piano del nuovo campione del mondo. Come tale lo acclama una folla immensa, convinta e sedotta dalle misure del suo capolavoro. Adorni perfeziona la sua vittoria lavorando intorno alle cifre di una rendita inattaccabile. Una corsa senza flessioni la sua, indifferente ormai alla corsa degli altri. Attacco spettacolare di Merckx reagiscono D'Ancelli, Motta, gli azzurri in teoria. Gli altri campioni, come Altig, come anche Till, sono ridotti a comparse. Danno un colpo per uno, ma fuori tempo e fuori quadro. Che insiste, si diverte ad insistere Gimondi. Il campionato del mondo è finito in un assedio di maglie azzurre e tale resterà sino alla fine. Questo è l'Adorni che pedala verso il traguardo nell'onda piena del sole, al termine della sua vittoriosa fatica. I campanili di Imola rintoccano le 17. Adorni, dentro il corteo che lo accompagna, sembra vibrare di emozione, le spalle ridotte a due piccole ali che accelerano i battiti sul manubrio. A 100 metri dal traguardo, sblocca i fermapiedi e leva le mani verso il cielo in un gesto quasi sacerdotale di ringraziamento. A 31 anni è campione del mondo. Il suo trionfo non avrebbe potuto avere cornice più grande.
nell'abbraccio della folla, l'abbraccio che conta di più, quello di sua moglie. Diranno tutti, ed è bello lo dicano, che questo giorno la signora Adorni l'aveva previsto. Dietro all'azzurro, dopo 10 minuti, sta arrivando un'altra corsa. L'annuncia Van Springel, fuggito in discesa. Il belga è secondo a 9 minuti e 50 dal vincitore. Poi la volata, con Merckx nascosto dentro una cortina di maglie azzurre. Sono Dancelli, Bitossi, Taccone e Gimondi citati nell'ordine. Settimo Pulidor, ottavo Merckx. Domani, con il Giro di Lombardia, il ciclismo mette i sigilli alla stagione. Lo accompagna verso l'ultimo traguardo l'augurio di tutte le vigilie, che sia il più forte a vincere, per celebrare l'epilogo di un anno che, come pochi altri, lascia il segno nelle coscienze e nei cuori di chi lo ha vissuto.